Probabilmente Massimo Oddo si aspettava di avere una maggiore disponibilità di uomini dopo due settimane di stop. A Ferrara la lista delle assenze sarà ancora lunga. Ne fanno parte Seter e Jarosinski, già fuori causa da sabato scorso. Si sono aggiunti Memushai, tenuto in isolamento dopo l'esposizione al Covid col compagno di nazionale Husai, seppur con tamponi finora tutti negativi. E infine Gut, alle prese con problemi alla schiena. C'è Valdifiori, che ha superato il guaio alla caviglia. Il grande ex del match sembra però destinato alla panchina, al pari del rientrante Bocchetti. L'intenzione di Oddo è dare continuità alla squadra che ha battuto il Cittadella coi due cambi forzati, Nzita per Jarosinski e Asensio per Seter. Vogliamo dare un po' di continuità a quello che stiamo facendo, d'altronde i ragazzi che hanno fatto una buonissima partita con il Cittadella meritano di avere una seconda chance, quindi domani in linea di massima cercheremo di mettere in campo i giocatori che hanno meritato questa vittoria, che ci hanno portato a questa vittoria assieme a tutti gli altri. Ci mancherebbe, perché se abbiamo portato a termine una partita è anche per merito di gente come Cristian, che è entrato, e tutti quelli che hanno fatto parte di questo gruppo. Però è un gruppo di ragazzi che ha fatto bene nell'ultima gara, meritano di andare in campo e domani continuiamo su questa strada. Abbiamo lavorato con più entusiasmo, ovviamente veniamo da una vittoria, quindi che fa sempre bene al morale, quindi il gruppo sta bene, moralmente stava bene, abbiamo lavorato bene. Sfortunatamente con tante persone con cui avremmo potuto lavorare fisicamente non lo abbiamo potuto fare, vedi Seter, vedi Memushai, vedi altri giocatori che per vari infortuni, Gut, Mengai, soliti che sono fuori, non hanno potuto lavorare, però il resto del gruppo ha fatto un buon lavoro e domani ci attendiamo ovviamente qualche passo in avanti appunto sotto tutti i punti di vista. È ovvio che andiamo a affrontare una squadra molto forte, secondo me tra le più attrezzate della Serie B, ma questo non deve spaventarci. Noi dobbiamo proseguire il nostro cammino e riprenderlo bene, cercando di portare via punti da Ferrara. La capacità di Seter di attaccare la profondità era ideale per il 3-4-2-1 con baricentro basso visto col Cittadella. Con Asensio andranno sfruttate le prerogative diverse dello spagnolo. È ovvio che Asensio non puoi chiedergli quelle ripartenze di forza che fa Seter, ma Asensio ha altre armi, come la fisicità sicuramente, come la maggiore presenza sicuramente in area di rigore, il colpo di testa, quindi lui è un giocatore importante per noi che sfrutteremo per quelle che sono le sue caratteristiche. Che partita si aspetta? Che avversario è? Una squadra forte, una squadra costruita per vincere, fa parte di quel gruppetto di 6-7 squadre che puntano a vincere il campionato, quindi non era partita benissimo, adesso viene da 3 vittorie consecutive, hanno grande entusiasmo, recuperano dei giocatori, quindi sarà una partita sicuramente difficile, ma come lo sono tutte quante, ma noi dobbiamo avere rispetto ma non paura, perché sono convinto che possiamo fare una buona gara.